Cari confratelli, voglio inviarvi un saluto in questo anno del Giubileo della Misericordia convocato dal Papa Francesco. Io sono molto lieto veramente di poter celebrare quest'anno e spero che quest'anno della Misericordia ci aiuti a tutti noi agostiniani, a tutto l'ordine, a poter aprire il nostro cuore alla misericordia di Dio per vivere meglio nelle nostre comunità. E un aspetto fondamentale per me di quest'anno della misericordia è di leggere la Sacra Scrittura, di approfondire soprattutto molto di più nei Vangeli, leggere i Vangeli, pregare con i Vangeli, perché nel Vangelo Gesù manifesta questa misericordia e noi siamo, il nostro cuore si apre a quest'anno di grazia che è il Giubileo della Misericordia. Nella Sacra Scrittura vediamo come Gesù sempre parla, lui ha detto che è venuto ad annunciare il Regno di Dio, ma non spiega in che cosa consiste il Regno di Dio, invece sempre parla per farci vedere in che cosa consiste il Regno di Dio, sempre parla della misericordia del suo Padre, della misericordia del nostro Padre, della misericordia di Dio. E ha costruito delle bellissime parabole per farci conoscere molto meglio in che cosa consiste il Regno di Dio. E il Regno di Dio è la misericordia di Dio, è l'amore di Dio, è la compassione di Dio che vediamo come Gesù, il suo Figlio, incarna attraverso i miracoli, attraverso le parabole. E io penso che noi, questo ci deve condurre ad un punto, ad un aspetto molto importante della nostra vita, che sarebbe la conversione. Gesù ci invita durante questo anno, ci sta invitando ad aprire i nostri cuori alla conversione, aprire i nostri cuori alla misericordia di Dio. Questo significa, come dice il nostro Padre Sant'Agostino, che dovremmo entrare molto di più in noi stessi per coltivare questa interiorità, conoscere meglio noi stessi, conoscere meglio il nostro cuore, per aprirlo completamente a questa misericordia di Dio. Quello significa la conversione, in modo che di questa conversione alla misericordia di Dio, all'amore di Dio, deve nascere un dialogo con Dio, un dialogo d'amore che ci fa anche capire e tornare all'inizio della nostra vocazione quando Dio ci ha chiamati. Quando Dio mi ha chiamato personalmente, ho conosciuto il suo amore, la sua chiamata, e Dio ha risposto e cerco di rispondere con il mio amore. Per questo l'anno della misericordia deve essere un anno molto importante per conoscere Dio attraverso Gesù, leggendo le Sacre Scritture, aprire il nostro cuore alla conversione di questo amore di Dio, e deve essere importante perché questo amore di Dio ci deve guidare a vivere più profondamente la comunione agostiniana. Non è possibile vivere la nostra comunione agostiniana se non c'è la misericordia, se non esiste la carità. È impossibile senza la compassione, senza l'amore al confratello, è assolutamente impossibile. Dobbiamo ricordare che le nostre comunità non sono comunità umane semplicemente, nelle quali ci siamo radunati come amici, eccetera. No, ci siamo radunati perché siamo stati chiamati da Dio. E dunque, come dice Sant'Agostino, non basta condividere il bene materiale, assolutamente necessario. Dobbiamo farlo, condividere i nostri beni, perché così la comunione diventa anche più profonda, anche nelle cose materiali, ma è necessario vivere anche la carità, perché senza la carità non potremo costruire nessuna comunità, risulta impossibile. E dunque vi invito a tutti a vivere quest'anno della misericordia come un anno speciale nella nostra vita personale, la vocazione personale, ma anche la vocazione come agostiniano, che sappiamo che vivendo la misericordia di Dio le comunità diventeranno molto più unite, molto più in comunione. Voglio approfittare in questo momento nel quale si avvicina il Natale
Dio si incarna, si fa uomo, questo gesto d'amore, questo gesto di misericordia, questo gesto di compassione di Dio per l'uomo, in questo momento io vi voglio augurare un buon Natale e vi voglio augurare anche un felice anno 2016. Auguri.